Fino a pochi anni fa, per affrontare la città, bisognava scegliere se piegarsi ai semimanubri, saltare in sella ad una poco protettiva naked oppure mettersi in garage un enduro. Oggi, anche grazie all'arrivo delle crossover, l'imbarazzo della scelta può dirsi semplicemente sparito. Eh sì, perché se per voi gli scooter non esistono e avete bisogno di una moto tuttofare che sia in grado di sopportare il quotidiano casa-ufficio oltre a qualche gita fuori porta, qui avete pane per i vostri denti, con un'arma in più. Avete presente quelle moto che ci fai 100 metri e ti sembrano tue da sempre? Ecco, la F750 GS è proprio così. Ti mette subito a tuo agio. Proprio quello che serve quando ci sono da affrontare le insidie di una città splendida quanto difficile come Roma. Non parlo solo di buche o San Pietrini, ma anche di come la moto risponde ai comandi. Pensi di curvare e l'hai già fatto. Più che una mera questione di bilancia, con oltre 200 kg in ordine di marcia, si tratta di come il peso è distribuito. Rispetto alla vecchia F700 GS, il serbatoio da 15 litri si è spostato dalla coda a qui, in posizione classica. I vantaggi sono tanti. A serbatoio pieno, la moto è meno sbilanciata verso il posteriore. Ciò significa, fra le altre cose, che se installate un bauletto, potete riempirlo fino all'orlo con effetti meno percepibili sull'equilibrio generale della ciclistica. C'è dell'altro, se la sella si è alzata a 815 mm, è anche vero che si possono scegliere due sedute optional a 790 e 830 mm da terra. E va bene, la città non è il posto giusto per farsi prendere la mano. Ma questa GSina con la ruota da 19 e invoglia a guidare davvero nel tragitto casa-ufficio. Sarà anche per merito del nuovo telaio perimetrale in acciaio che sfrutta il motore come elemento portante o delle quote ciclistiche particolarmente svelte, fatto sta che la crossoverina tedesca si butta in piega veramente in un lampo e una volta raggiunto l'angolo ideale corre sicura lungo la sua traiettoria. Vero, la forcella non ha gli steli rovesciati e non è regolabile, ma all'atto pratico va in crisi solo raramente sotto i molti colpi bassi assestati dai fondi capitolini. Ancora meglio il mono, che sul nostro esemplare vanta il Dynamic ESA, la classica regolazione dello smorzamento della molla, che opera quasi in tempo reale, e cioè in alcuni millisecondi. Si può anche scegliere una taratura predefinita tramite il tasto sul manubrio, oppure lasciar fare al sistema, che si tara a seconda del riding mode scelto. Ebbene sì, cara la mia BMW, ti ho scoperto, altro che 7,5, qui sotto batte un bicilindrico parallelo da 850cc. Condiviso con la F850 GS, questo piccolo grande cuore è stato progettato a partire dal classico foglio bianco. Qui, grazie ad una diversa taratura dell'elettronica di gestione rispetto alla sorellona, esprime 77 cavalli a 7500 giri, conditi con 83 Nm disponibili a 6000 giri. Numeri che, se non fanno girare la testa, all'atto pratico bastano ed avanzano per muoversi con gusto, con medi regimi decisamente robusti e una bella castagna anche ai primi gradi di rotazione della manopola del gas. Il tutto con consumi da record, perché i 23-24 km/l sono la portata, se si usa il polso destro con giudizio. Il carattere del bicilindrico si può cambiare con un dito, in modalità rain è un agnellino docile e tranquillo, mentre in road e dynamic mostra gli artigli. A rendere disponibile questa piccola magia sono le mappe pro, disponibili come optional, che mi sento di consigliarvi, perché è bello poter avere la moto giusta per affrontare quasi qualsiasi tipo di percorso e di umore. A dir la verità, la differenza vera c'è solo tra rain e road, ma ci si può consolare con un comando del gas elettronico davvero preciso. La F750 GS che sto guidando ha poi anche un'altra prelibatezza, il cambio elettronico, che funziona bene sia in salita sia in scalata. Bello dimenticarsi della frizione durante i cambi marcia, specie in città. Ricordate però che il quick shifter della GSina lavora bene solo cambiando sopra i 4000 giri. Andando piano, meglio continuare ad usare la leva al manubrio. L'ABS disattivabile è naturalmente di serie, anche se per dare il meglio i dischi anteriori da 305 mm di diametro devono essere stuzzicati a dovere. E se proprio volete fare le cose per bene, il consiglio è quello di aggiungere anche l'ABS Pro, l'antibloccaggio cornering di BMW. Così
Grazie alla piattaforma inerziale potete frenare con una certa forza anche a moto piegata, sempre senza superare le leggi della fisica, sia chiaro. E se si parla di listino, non vanno dimenticate le leggi della matematica. Ve ne dico una fondamentale: una BMW non è tale se non ce la si può ritagliare su misura con un gran numero di optional. Il bello della cosa è che sono disponibili accessori da R1250GS che fanno avvicinare questa crossover d'ingresso nel mondo BMW a mezzi di categoria decisamente superiore. Parlo di Cruise Control, dei già citati ABS Cornering e del Riding Mode Pro, che aggiunge 4 modalità di guida e controllo di trazione evoluto. Ma ci sono anche Dynamic ESA, la regolazione del monoammortizzatore posteriore, fari a LED, Keyless Go e Quick Shifter. E sì, state tranquilli, per voi che macinate tanti chilometri in ogni condizione atmosferica non manca un cupolino più alto e protettivo di quello di serie, che lascia troppo esposti più alti. Il rovescio della medaglia è che si tratta di accessori che vanno tutti pagati a parte, con il conto finale che può salire parecchio se vi lasciate prendere la mano. E visto che senza tablet ormai non si va da nessuna parte, ad informarvi sullo stato di salute della moto ci pensa un bello schermo TFT a colori da 6,5 pollici. Basta infatti connettere il proprio telefonino via Bluetooth ed ecco che si possono gestire le chiamate, vedere le indicazioni di navigazione ed ascoltare la propria musica preferita. Il tutto scaricando l'app BMW Motorrad Connected e naturalmente dotandosi di casco con interfono. Interessante anche il sistema SOS. Premendo il pulsantone rosso sul manubrio si possono chiamare i soccorsi in caso di panne o incidente. La chiamata parte invece in automatico se il sistema rileva una forte accelerazione, segnale di una possibile caduta. Il tutto con un listino che parte da 10.150 euro chiavi in mano, primo tagliando incluso. Altro che entry level, la F750GS ha tutte le carte in regola per impensierire mezzi di categoria superiore. Perfetta per aggredire la città, vi accompagna nel quotidiano come fosse una vecchia amica che non vedete da tempo. Se i vostri orizzonti non si limitano alla città e soprattutto all'asfalto, allora gustatevi la prova di Manuel, che ha portato una F850GS tassellata là dove ogni Gelande Strasse ama tornare, in fuoristrada.